Ben ritrovati in questo nuovo video, carissimi amici. Oggi guardiamo insieme un nuovo 2 euro commemorativo dell'anno 2023. Abbiamo una moneta che ha avuto un grandissimo successo perché la moneta arriva dal Portogallo ed è stata emessa per la giornata mondiale della gioventù Lisbona 2023. Devo dire che la zecca del Portogallo è stata molto brava perché è riuscita a mettere la moneta alcuni giorni prima. E questa moneta è stata emessa il 19 luglio 2023 con una tiratura di 1.015.000 pezzi, dove facciamo attenzione, 1.000.000 di pezzi sono stati emessi nei rotolini per la circolazione. Fate attenzione a questo dettaglio. Dico è stata molto brava perché, avendo emesso la moneta alcuni giorni prima e l'evento si è tenuto dal 1 fino al 6 agosto, hanno fatto in tempo gli esercizi commerciali ad averla e darla come resto ai partecipanti di questo grandissimo evento. Così hanno potuto avere un ricordo numismatico, cioè un souvenir numismatico, tutti i partecipanti che sono stati a questo grandissimo evento. Ovviamente una parte è andata anche ai commercianti, una piccola parte, ma la maggior parte è stata emessa proprio per questo, a Lisbona, per questo grandissimo evento. Qui abbiamo, andiamo a vedere la moneta più da vicino, ovviamente qui abbiamo una moneta che arriva dai rotolini, in fior di conio, si vede la finitura, una finitura devo dire non molto carina. Al centro della moneta troviamo la croce del pellegrino, insieme a un insieme di figure che simboleggiano la multietnicità dei giovani nella giornata. In basso troviamo queste due mani, facciamo attenzione, che avvolgono l'intero set a rappresentare l'accoglienza del Papa. Poi abbiamo in questa posizione qui, scritta ad arco, Giornata Mondiale della Gioventù, Lisbona 2023, il conio di quest'anno. Si vede molto bene. Abbiamo poi in basso la scritta Portogallo, dove il Portogallo identifica le proprie monete, lo stemma del Portogallo in questa posizione qui, e qui abbiamo Casa de Moeda in questa posizione, e poi abbiamo l'autore, che è João Duarte, in questa posizione qui. Moneta, come vi dicevo, che ha avuto grandissimo impatto, 12,5 punte medie in questo caso. Andiamo a guardare il valore facciale, il valore nominale, dove abbiamo il valore 2 euro, il valore facciale. Come vi ho detto, è una moneta che è stata emessa con una tiratura di 1.000.000 di pezzi e devo dire che la zecca del Portogallo è stata veramente molto molto brava, perché è riuscito ad emettere la moneta in tempo. Abbiamo poi 15.000 pezzi, di cui 7.500 sono emesse con un folder speciale dedicato, e poi abbiamo un altro folder, in fondo specchio, in questo caso le monete, con una finitura molto più bella, che sono sempre 7.500 pezzi. Ovviamente cambiano i prezzi delle monete. Per quanto riguarda la moneta in fior di conio, se non l'avete ancora trovata e lo volete acquistare, in Italia, in fior di conio, moneta che arriva dai rotolini, li trovate tra i 3,50 euro e i 4,50 euro, dipende sempre un po' dove andate ad acquistare la moneta. Bene, ditemi, scrivetemi nei commenti se avete partecipato alla giornata mondiale della gioventù a Lisbona, se qualcuno di voi c'è stato, ditemi se avete la moneta, se l'avete trovata, se siete andati là, oppure se l'avete dovuto acquistare qua in Italia. Bene, per oggi è tutto, scrivetemi nei commenti, aspetto i vostri commenti, e niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, grazie a tutti.